Buonasera a tutti, io sono Giacomo Andreoli e questo è Oggi in Borsa, il format di Money.it realizzato in collaborazione con Scalable Capital, la piattaforma di investimento digitale leader in Europa. Oggi giornata in chiaroscuro per Wall Street, l'S&P 500 sta guadagnando lo 0,46%, il Nasdaq invece sta perdendo lo 0,19%. Chiude bene l'Eurostox, guadagna oltre l'1,3% in una giornata trascinata dal rialzo dei titoli bancari. Gli istituti di credito infatti sono in parte rassicurati dalle autorità europee che, a differenza di quanto deciso per Credit Suisse dalla Banca Centrale Svizzera, hanno ribadito che le obbligazioni bancarie, qualora altre banche venissero salvate, sarebbero penalizzate solo in seconda battuta dopo le azioni. Per quanto riguarda le banche americane, invece, stanno lavorando a un nuovo piano per aiutare First Republic. In Europa, andando a vedere gli indici, vediamo il FTSE MIB che guadagna l'1,59%, è il migliore tra i grandi indici europei. In una giornata in cui scende il prezzo del gas al TTF di Amsterdam attorno ai 40 euro al megawattora, cala anche il prezzo del petrolio con Brent e WTI che continuano una discesa oramai da settimane. Per quanto riguarda lo spread tra BTP e Bund tedeschi, si muove attorno ai 180 punti base, in calo il rendimento del titolo decennale di poco sotto il 4%. Per quanto riguarda i titoli di Piazza Affari, vediamo oggi molto bene le utilities, A2A guadagna il 5,31%, poi come detto sono le banche ad avere risultati positivi, Banco BPM più 4,33%, Intesa San Paolo più 3,88%, poi Fineco sale del 3,61% e Banca Mediolanum sale del 3,56%. A proposito di banche, oggi Monte dei Paschi di Siena esordisce al FTSE MIB al posto di Buzzi Unicem. Andando a vedere i risultati peggiori del FTSE MIB di oggi, sono davvero pochi i titoli ad andare male. Di Asolin perde il 3,74% con gli analisti di Morgan Stanley che hanno peggiorato il giudizio sulla società portandolo a underweight. Poi STM Microelectronics perde lo 0,1% in parità Iveco. Andando infine a vedere sul completo i titoli migliori, Algovat guadagna il 9,25%, è il miglior risultato di oggi sull'All-Share, il peggiore è di Tribù S.p.A. che perde il 4,64%. E da Money.it è tutto, l'appuntamento è a domani. Buona serata.